Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vedrete la seconda parte dell'immenso beauty haul. Ok, era troppo lungo, più di un'ora, non andava assolutamente bene. Quindi io non mi voglio perdere troppo in chiacchiere, vi lascio il video e vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina e seguirmi anche su Instagram. Niente, vi lascio il video. Che vergogna. Comunque, passiamo a un piccolo ordine che ho fatto su Tati Lashes. Ho preso 3 paia di ciglia finte, per la precisione le TL3 che ho già utilizzato, le TL1 e le TL2. Allora, ho fatto un po' fatica sinceramente ad applicarle perché sono veramente piene, cioè, di peli. Adesso non so se si vede. Eccole, veramente molto intense. Poi con le unghie così lunghe ho fatto una fatica disumana, ma l'effetto addosso sono la vita. Super promossa. Adesso voglio provare anche le altre, però mi piacciono molto. Ho fatto anche degli acquisti per il corpo. Comunque, sul sito di Diego Dalla Palma c'erano degli sconti atomici. Loro hanno fatto il 40%, sempre inizio lockdown. Quindi sono impazzita e ho preso tutta la nuova linea corpo. Tutta. Abbiamo praticamente, allora, il packaging soft touch stupendo, adoro. Abbiamo il numero 0 che è un esfoliante. Adesso finalmente li tolgo anche dalle scatole perché così li provo. Cioè, è gigante. Io non lo finirò mai questo prodotto. Comunque è uno scrub. È uno scrub dermo rinnovatore. Quindi questo qui è il primo prodotto che va applicato. Poi abbiamo il numero 1 che sono sali in gel iperdrenanti. Non voglio buttarle queste cose, sono troppo belle! Poi abbiamo il fango in mousse rimodellante. E per finire la crema anticellulite tonificante. Questo ha un barattolone immenso. Bellissimo, mi piace tantissimo, sono eleganti, belli da vedere, cioè sono anche belli da tenere esposti in bagno, cosa che io di solito le creme le chiudo nei cassetti, questi meritano di stare esposti e li terrò esposti. Anche Mulac è uscito con delle novità. Ho preso alcuni prodotti della nuova linea skincare, tranne lui mi pare che ci fosse già. Comunque ho preso il tonico esfoliante all'acido glicolico al 6%, se non erro, credo di sì. Sì, al 6%. Poi il Lac Off è uno struccante bifasico. Eccolo qui lui. Poi questo è il tonico. L'ho aperto prima, chiedo scusa. E l'acqua micellare Mubai. Io amo la follia il burro struccante di Mulac. Ne ho comprate già 4, no 3, scusatemi. Il terzo che sto usando adesso. È una bomba. Nell'altra scatolina invece ho voluto provare, peccato sia sold out la scusate il casino, peccato che sia sold out la palette in polvere perché l'avrei presa. Comunque ho preso questa mega palettona per il contour. Comunque tutte queste sono le colorazioni. Poi la cosa bella è che una volta finito il prodotto io posso staccare la cialda e ricomprare nuova. Meraviglia. Questa qui la proveremo subito, cioè subito, presto, la proveremo presto. Poi ho voluto prendere questa mini palette, questa mini face palette della collezione Sassy e all'interno contiene una terra, un blush e un illuminante. Io ho preso la versione un po' più scura, voglio sbocciare questo illuminante. Ovviamente c'è lo specchietto. Oh, molto bello, caspita. E per finire da Mulac ho preso questo paio di ciglia finte, sono le Freak of Nature. Io amo la follia, le cerbiatta, ma le amo veramente, in una maniera assurda, platonica se potessi definirla, ecco, platonica. E ho provato anche le Freak of Nature e me ne sono innamorata. Sembrano eccessive, ma addosso stanno che una meraviglia. Belle. Vogliamo passare a MAC? Vogliamo dire... Yaya, complimenti, un altro beauty? Diciamo se volete. Allora, dopo tanti anni, oddio, questo è sporco. Sì, ho toccato con le dita piene di illuminante di Mulac che ho appena sbocciato. Ottimo, vabbè, dopo lo puliamo. Comunque ho preso questo beauty che è La Vita. Erano anni che ci stavo dietro, veramente anni. All'interno contiene anche uno specchietto, quindi uno volendo potrebbe andare in giro anche solo con questo. All'interno, allora... è uscita la nuova collezione estiva di MAC.
Sono impazzita. Ho preso il bronzer, eccolo qua, il packaging è una cosa stupenda, è la fine del mondo. Lo sto indossando anche oggi. Allora, io prendo il mio pennello, prendo il prodotto, vado a scaricarlo sul dorso della mano perché è di una pigmentazione assurda. Tra secondi io sfumo. È di una bellezza, di un naturale che è la fine del mondo. Veramente bello, bello, bello. Super pigmentato. Profumo non si sente, no, ha un odore, ma è packaging, dai, parliamone, vi prego. E lo stesso vale per il suo rossetto. Stiamo scherzando. Ho preso la colorazione Set to Sizzle, scusate, con l'apparecchio parlo male, porca miseria, Sizzle, con la Z. Bellissimo, ha un effetto sulle labbra stupende. Ho provato anche a metterlo qui, però è troppo rosato comunque per questo look, quindi, però bellissimo. Ho preso un altro fratellino per i nuovi blush, perché ho preso Grand e l'altro, non mi ricordo il nome. Comunque sono questi nuovi blush, super bouncy, cioè, no, ho toccato il bronzer qua. Ecco, usiamo lui. Sono di una bellezza questi blush cremosi. Infatti poco dopo che sono usciti questi, Fenty ha lanciato i suoi. Super naturale. Su questo qui uno direbbe ma non si vede neanche. Invece, assoluto, è sul viso, dà un effetto bellissimo. Super naturale. Ha queste leggere perlescenze dorate. Ma veramente stupendo. Poi sempre in tema novità, ho preso due delle nuove Powder Kiss Liquid Lipstick. Mamma mia, quanto difficile parlare. Sapete che vi dico? Tolgo l'apparecchio. Ecco, l'ho tolto perché continuo a vedermi i denti sporchi di tinta. Vabbè, comunque stavamo dicendo, erano rimasti alle nuove Powder Kiss Liquid Lip Color. Ah, che bello parlare senza incastrarsi con la lingua. Comunque ho preso la colorazione Over the Top, che è quella che sto indossando adesso, e More the Mare. Mare, io quando ho visto Mare, no, subito occhi chiusi, perché Mare è la mia matita labbra preferita in assoluto. E queste due tinte sono pazzesche, spero di andare presto a vedere anche le altre. Hanno il packaging opaco, stupendo. Vi faccio vedere, no, visto che Over the Top ce l'ho addosso, vi faccio vedere More the Mare. Il comfort di queste tinte labbra è micidiale. Io non le sento addosso, non le sento per niente addosso. Non seccano, cosa che invece altre un po' seccano le labbra. Queste sono stra morbide. Però la Yaya ha dovuto mettere altre mascherine, quindi adesso queste le userà chissà quando. Quindi va bene, pazienza. E invece questo qui è il beauty super super carino. Adesso vediamo di cercare un modo di mostrarlo senza fare dei casini. Allora, lo specchietto, ok? All'interno contiene, come faccio? Un taschino, è super organizzato, questo qui lo possiamo lasciare via. Ci sono tutti degli scomparti e qui altri scompartini, a parte le tasche, però è super organizzata perché le cose comunque non si muovono, insomma, tipo i rossetti, fondotinta, si mettono in questi scompartini. So che non si vede una mazza, lo so, però ecco, forse così si vede meglio, eccoli. Qui ci mettiamo i rossetti, i correttori, qui che sono più larghi fondotinta, comunque in modo tale che tutto sia bello fissato. Adoro! Ho fatto anche un ordine su P. Louise, perché anche loro a febbraio, credo, abbiano fatto degli sconti, e quindi... Poi sono rimasta malissimo perché ho preso un altro set di pennelli e uno dei pennelli mi è arrivato completamente piegato. Chi ha visto le storie su Instagram sa di cosa parlo. Allora io, nella tristezza più totale, scrivo a customer service e loro sono stati super carini perché mi hanno detto che me l'avrebbero rispedito. Non vedo l'ora che mi arrivi perché è un pennello meraviglioso per fare le cat crease, prendere, stendere i primer occhi, bellissimi. Comunque ho preso la base nera, sempre di P. Louise ovviamente, e non l'ho ancora provata. Questa qua sono super curiosa perché con questa secondo me vedono smokey eye sul nero, che veramente deve venire una bomba. E poi ho preso tre delle basi che ha creato P. Louise con Mitchell. Mitchell. Ho preso la colazione Raver, Nitro e Glow Girl. Queste qui, a differenza delle basi normali, questi qui sono proprio dei primer, delle basi. Questi qui invece sono colori veri e propri, non vanno settati. E sono super carini, mi ricordano un sacco il liceo artistico. Cioè...
Mi ricordano troppo la scuola, è bellissima questa cosa, veramente stupenda. Pensavo fossero un po' più grandi, sinceramente, dalle foto sul sito sembravano molto più, cioè un po' più grandi, insomma. Invece sono piccoline, eccole qui, e questa è la base, scusate il telefono, cioè praticamente è uguale senza il beccuccio a punta. Carine da matti, adesso queste non le apro perché ho voglia di farci un bel lavorino artistico. Vedremo. Passiamo, prima di arrivare ad Anastasia, perché Anastasia è stata la mia rovina in assoluto. Ho fatto un ordine sul sito di Morphe. È stato un parto perché ho aspettato due mesi per avere la palette, lo spray fissante e un'altra cosa avevo preso, non mi ricordo. Ah, il set di pennelli per Jekyll Hill, quelli occhi, che adesso non sto a mostrare perché altrimenti ciao. Comunque ho preso questa palettina che veramente pensavo non mi arrivasse più, due mesi sono tanti, però mi è arrivata, grazie a Dio, sana e salva, e questa è la palette in tutta la sua bellezza. Ci ho fatto un look su Instagram, andate a seguirmi su Instagram. E poi ho preso due di nuovi setting spray. Oh mio Dio, quanto amo questo setting spray. Io già amo il Continuous Setting Mist di Morphe, ma questo qui alla pesca è una cosa da mal di testa. È stupendo, super profumato, fresco, bello, estivo. Bello, da morire. Ciao, è esattamente come il classico. Vita. Infatti ho preso due perché erano scontati al 50. E quindi prendi. Ma adesso qua ti voglio. Cosa è successo? Mi sono iscritta sul sito di Anastasia Beverly Hills, perché non so perché, ma non ero iscritta al loro sito. Quindi mi iscrivo e ricevo una mail che praticamente ti danno il 15% per il primo acquisto. Quindi incuriosita vado a vedere e lì è stata la rovina. Perché? Perché ho fatto un casino. Allora, ero attratta dalla Norvina volume 3. Però ho detto, caspita, anche la volume 1, alla fine guardandola spesso, anche se è uscita da un po', ho detto, interessante. Però ho detto, aspetta, anche la volume 3, anche la 2, no vabbè, bellissimi. Poi provo a fare la follia, li metto tutte e tre nel carrello, su una palette c'era il 30%, sul sito c'era questa opzione, potevi scegliere un prodotto per avere il 30%, poi avevo il 15% per gli altri ordini, quindi ho detto, vabbè, io provo a mettere il codice, magari non va, magari non compro niente, compro solo una palette. Alla fine mi ha preso anche lo sconto del 15, il che è strano perché alcune mie amiche o alcune ragazze che ho sentito su Instagram lo sconto del 15 non l'ha preso. Comunque, questa qui è... no, facciamo vedere prima la... no, andiamo per scala, dai, andiamo per ordine di uscita. Questo qui è il bundle stupendo della Norvina numero 1. Che cosa non è? Comunque è talmente grande che non riesco a farla entrare nell'inquadratura. Bellissima. All'interno, Dio, è fatta così. Contiene la palette, primer occhi, eyeliner, colla per i glitter e 5 glitterini. Io impazzita. Allora, il primer occhi è una bomba. Anche la colla per i glitter non è affatto male. L'unica cosa che non mi fa impazzire, perché l'avevo già comprato, adesso non riesco a toglierlo via con queste unghie, faccio fatica. Questo è il primer occhi che mi sta piacendo un casino, ma veramente tanto. Poi abbiamo l'eyeliner che non so ad aprire, però la punta in feltro super rigida. Peccato perché è un opaco stupendo, fra i neri opachi più belli che abbia mai visto. Però faccio molta fatica ad usarlo per la mia palpebra perlomeno. E questi sono dei glitterini che erano all'interno. Cioè, voi ditemi se non sono belli. C'è questo azzurro e questo arancione. Li ho già usati, sono una cosa strepitosa. E questa è la palettina. Sono delle palette iperpigmentate, ma in una maniera assurda. Bellissime, bella, 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 davvero. Poi, bella, cioè, copre la mia faccia. Questa qui è la volume 2, anche lei ovviamente strautilizzata. Togliamo questo sporchino qui. Anche lei è stupenda, colori sul verde, questi colori qua lime sono bellissimi, questo qui menta, stupendo. L'ultima è la più bella. Questa qui
era disponibile solo il bundle perché da sola era sold out. E questa qui all'interno invece contiene la palettina ed il primer occhi. Primer occhi? Sì. Questa, oddio, è la mia preferita. Questa non ce n'è per nessuno. Lo so. Ed eccola qui. Questa fra le tre è in assoluto la mia preferita. Io non so cosa dire, io ero molto scettica, all'inizio non gli davo una lira ad Anastasia Beverly's, ve lo giuro. Da quando ho scoperto il cofanetto con la Soft Glam è stata la fine, perché veramente i prodotti sono... Cioè, per quanto riguarda le palette almeno, perché le altre cose non le ho provate, ma sono micidiali, pigmentati in una maniera pazzesca, i colori sono belli accesi, cioè come sono nella cialda così sono sull'occhio, belli, si sfumano, che è una meraviglia. Io che non sono comunque una professionista, sono una che, ripeto, spende soldi, e comunque riesco a sfumarli con una facilità pazzesca. Fortunatamente non mi piace la volume 4, perché altrimenti l'avrei presa, e queste qui devono stare esposte a tutti i costi. Bene, per il mio compleanno non mi ero fatta un regalo, perché ho avuto altre cose da fare, perché ho visto sulla pagina di Dyson questa anteprima misteriosa, che ho detto, Dio mio, ti prego, fa che sia una piastra, fa che sia una piastra, fa che sia una piastra. Speravo tantissimo, perché uso da un anno e mezzo il Supersonic e è della vita. Quindi ho detto, ok, aspetta un attimo che escano, non mi faccio il regalo di compleanno, me lo faccio quando scoprirò cos'è questa cosa di Dyson. Ed avevo indovinato, è una piastra. È stato il regalo più bello che io mi sia fatta. Questa piastra, io non so perché non l'abbiano inventata prima. Adesso, se magari, se qualcuno ha voglia di vedere, faccio un video comunque sulla mia hair care routine. Ma io vi assicuro che da quando uso il Dyson Supersonic i miei capelli sono cambiati, perché vi giuro che li avevo rovinati, rovinatissimi. È uscita lei, a parte il fatto che comunque in 3 secondi si scalda, non mi brucia i capelli. Si usa senza filo, io in una sola passata ho i capelli liscio spaghetto, io non ho capelli, cioè, rovinati, qualche doppia punta, ok, vabbè, normale, ci sta, però sono morbidi. Io ogni volta che mi lavo i capelli uso Olaplex, faccio le mie cose, mi lavo, sembra che io esca dal parrucchiere, non ho i capelli distrutti, non mi ci spezzano più, cioè, mi sto veramente rendendo conto di quanto comunque i prodotti e le cose che comunque si utilizzano per lo styling facciano la differenza. È vero, costa, costicchia, ma spero veramente che arrivi presto su tipo Media World, che comunque si può anche fare il pagamento a rate. Purtroppo quando è uscita Dyson non permette questo tipo di pagamento, però è pazzesca, è pazzesca. Il miglior regalo che io mi sia potuta fare. I miei capelli mi ringraziano tutte le mattine, mi dicono grazie Yaya. Comunque, bando alle ciance, io ho parlato tantissimo, ho la gola secca, non mi ricordo più neanche dove vivo. Io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia, iscrivetevi al mio canale come sempre. Vi aspetto anche su Instagram, vi mando un bacio gigante e ci vediamo al prossimo video!